Io lo dico sempre, il presidente mi dice che sono un romantico, ma magari costruire, far sì che questa società possa diventare solida, forte, che magari i giovani che crescono nel nostro settore giovanile possano un giorno giocare in prima squadra come è successo per Verratti, anche se oggi per come il sistema calcio è molto difficile che se ti rinasce Verratti a Pescara possa arrivare in prima squadra. Però se diventi forte come società e alzi il livello del settore giovanile, secondo me l'obiettivo per me, il mio lavoro, è quello di far sì che il Pescara un giorno possa diventare come l'Atalanta. Pio Zeman Allora, di oggi lo Zeman, riprenderebbe col senno del poi? ma forse no, perché io ho una grande stima del mister, è una persona che stimo e rispetto per quello che è stato il suo percorso. Sicuramente alcune vicende anche personali, che magari all'inizio dell'anno l'hanno anche condizionato, forse magari anche alcune sue decisioni, no? Su alcuni giocatori, il fatto di essere a volte un po' cocciuto, no? Io cercavo sempre di mediare, no? Insieme a Peppino Pavone. Per quelli che il discorso di Brugman, il discorso di Ben Ali, di alcuni giocatori, ma lui poi a volte è difficile fargli cambiare idea, no? È normale che quando tu non hai una persona che magari riesci a trovare una soluzione, anche magari qualche compromesso, no? Per alcuni giocatori, è normale che diventa difficile e allora dici forse era meglio che non sarebbe tornato, ecco. Questa maxi operazione con il Genoa può essere credibile, ha delle basi fondate. No, ci siamo incontrati la settimana scorsa a Milano con il Genoa. È un'opportunità, è un'idea. Come ce ne sono tante in tutti gli incontri che facciamo e si buttano giù delle idee, man mano delle trattative che poi hanno il loro percorso e il loro tempo. Però ecco, ce ne sono tante di idee che abbiamo messo in piedi. Io poi domani riparto insieme al Presidente, andiamo a Milano, e io resterò a vedere fino alla primavera, comunque sia il lavoro è quotidiano per mantenere i Ecco. rapporti.